Grazie alla disponibilità della preside professoressa Gabriella Grilli abbiamo potuto realizzare un progetto di recupero di PC obsoleti di laboratorio della succursale del Liceo Scientifico Volta. C'è stata una fase di formazione dei tecnici, una fase di aiuto di due ragazzi della Quinta FSA che hanno recuperato tra i computer l'hardware migliore. È una fase di acquisto di 24 SSD da 120 GB. Dopo è stata fatta l'installazione e adesso tutti questi computer hanno ripreso vita. Sono computer con un Pentium dual core che è obsoleto e quindi con il sistema operativo Windows non poteva più essere utilizzato. Con questo sistema operativo Cloud Ready invece questi computer hanno ripreso vita. I ragazzi si collegano con il loro account scolastico e possono utilizzare tutte le web app dell'account scolastico Google Workspace e tutte le web app che stanno in internet. Il progetto può continuare estendendo questa idea anche ai computer delle famiglie, perché molte famiglie non hanno la possibilità economica di acquistare un nuovo PC, però hanno a disposizione un computer vecchio. E quindi con un acquisto minimo di 30 euro dell'SSD possiamo la scuola può aiutarle a installare questo sistema operativo e possono riutilizzare e dare vita a questo computer obsoleto. Giovanni Rizzi, Quinta FSA Liceo Scientifico Alessandro Volta, un progetto per ridare vita ai PC. In cosa consiste? Questo progetto è nato da una necessità, di dover utilizzare dei computer che ormai erano obsoleti, che noi avevamo parcheggiato nel nostro archivio, e abbiamo messo questi computer, primo di tra tutti il computer dell'aula musicale, aula gestita dagli alunni, per passare quest'aula da solo analogica anche digitale. Le operazioni primarie che svolgiamo su questi computer sono ammodernamento di alcuni componenti specifici, come per esempio passare da un hard disk meccanico a un SSD, che con un costo inferiore, molto inferiore, circa 20 volte inferiore rispetto a quello di un computer nuovo, ci permette di utilizzare queste macchine che se no sarebbero state considerate obsolete tranquillamente, che sono perfettamente performanti per le azioni che vengono svolte a scuola, come per esempio il registro elettronico, oppure nei laboratori l'utilizzo della G Suite tramite un sistema operativo particolare. Il sistema operativo che utilizziamo è un sistema operativo di casa Google, infatti è il Chrome OS, e questo sistema permette di utilizzare gli account scolastici che ogni alunno ha in questo istituto. Questi account permettono l'utilizzo gratuito della G Suite, ovvero delle funzionalità di Office, per esempio fogli e fogli di calcolo e presentazioni di Google, e per garantire la privacy dei singoli studenti, allo spegnimento della macchina gli account vengono scollegati in automatico. Questo sistema operativo che noi utilizziamo è particolarmente leggero. Infatti, la fluidità, dopo il ricondizionamento di questi computer è sconcertante e ci permette, di utilizzare questo sistema operativo come, un sistema operativo moderno, per esempio Windows, in tutta, sicurezza e, soprattutto senza avere rallentamenti.